ascolto il cavolo, eccolo qua, ma mi fa abbastanza schifo perché è pieno di vermi della cavolaia. Vi piacciono le farfalle? Sì? Dovete sapere che un tempo sono state bruchi. Baratto. Il cavolo, oltre a essere pieno delle larve, è anche pieno dei loro escrementi, quindi andrà lavato bene. La cavolaia è un lepidottero che depone le uova sulle foglie dei cavoli e delle altre crucifere. Quando le uova si schiudono, le larve cominciano a mangiare tutto. I principali nemici della cavolaia sono altri insetti, per questo se il nostro ecosistema funziona e è in equilibrio, anche l'invasione della cavolaia sarà contenuta. Contro la cavolaia maggiore ci sono diversi altri sistemi, per esempio si possono spruzzare le foglie con un macerato fatto con le foglie di pomodoro, si può anche piantare aglio e cipolla intorno ai nostri cavoli. In attesa che l'equilibrio si stabilisca, io e i bruchi di cavolaia ci dividiamo il raccolto. Purtroppo oggi ho dovuto fare un sacrificio ed eliminare quegli esemplari in eccesso. Ieri ho lavorato per eliminare la cavolaia, i bruchi della cavolaia dai miei cavoli perché si stavano mangiando un sacco di foglie. Poi questa notte c'è stata una gelata e i bruchi sono morti tutti, quelli che erano rimasti sono morti. Lasciamo fare la natura. Io preferisco comunque mangiare dei cavoli tutti bucati che utilizzare dei veleni che danneggiano la terra e la mia salute. Non so se i brocchi di cavolaia vi siano piaciuti, spero vi sia piaciuto il video, mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale.